Onorevole Cassese, buongiorno. Buongiorno onorevole. Non si parla più, in campagna elettorale si parlava di chiusura delle fonti inquinanti, chiusura dell'Ilva, ora si parla di chiusura delle fonti inquinanti. Poi avete corretto chiusura progressiva. Guardi, si veda bene le trasmissioni anche in campagna. No, io leggo. Lei pensa che è un interruttore che si può spegnere? E perché avete no, mi deve spiegare perché avete messo prima chiusura delle fonti inquinanti e poi avete messo il termine progressivo? Chiusura delle fonti inquinanti è molto più importante, perché chiusura dell'Ilva o delle fonti inquinanti? Dell'Ilva, se ci sono altre fonti inquinanti chiuderanno anche le altre. No, lei mi deve rispondere, chiusura dell'Ilva? Lei vuole la polemica. No, io voglio delle risposte. Ma già nel tono mi fa la domanda. E lo streaming, come mai stamattina non si è fatto lo streaming? Questo è un momento di ascolto, non è un momento istituzionale. I lavoratori... È un momento di ascolto delle sedie sindacali. Non... Delego partecipi... Prego. Se le vuoi parlare solo lei, parli. No, parli lei, no, per questo, sono venuto per lei. Non scappi, mi risponda. Lei mi sta facendo domande ma non mi fa rispondere. Prego, ha tutto il tempo. No, sono serenissimo. Ha tutto lo... Onorevole Cassese, ha tutto lo spazio. Allora, noi questa mattina era un incontro di comunicazione per ascoltare i sindacati, tutte le sigle sindacali erano ben rappresentate. Non era un incontro istituzionale, ma di una forza politica che incontra i sindacati sul territorio di Taranto per parlare di quello che è un progetto di riconversione del territorio. Un progetto che assolutamente non viene calato dall'altro. Come, mancano le coperture. Come altri fanno, che portano a Taranto contratti che bisogna imporre alle fabbriche. Mi risponda, che coperture ci sono? Che coperture ci sono? Le coperture finanziarie? Le coperture ci saranno, non si preoccupi. Saranno. E un cronoprogramma? Devo andare. Lo streaming, niente stamattina allora? Onorevole, niente streaming? Vedete, la trasparenza l'avremmo voluta. La trasparenza è che se si vuole fare polemica... Voglio avere delle solo risposte, lei mi risponde, io le faccio le domande e le rispondo. Siamo persone civili, no? Era un incontro, ripeto, per ascoltare i sindacati e lo abbiamo fatto in tutta trasparenza. Sarebbe stato bello che Coram Populo via streaming tutti potessero sentire? Boh, chi lo sa. Mistero dei 5 Stelle.